non cadere, ti prego, Ste, non cadere. Oh, ma quelli sono i cramba. Lei sa fare una treccia? No, forse. Ma cosa, c'hai i capelli fino a qua e non sai fare una di treccia? Tu non l'hai ancora conosciuta, vi aspettavo il mio compleanno. Una partita meravigliosa, hanno vinto. Ho portato il clacson della moto alla partita. Ogni volta che facevano un punto io ero lì. Non ti hanno cacciato? No, no. Vamos, Piera. Lei fa le impennate anche dietro, anche qui. Cosa serve? Solo lì. Ma perché sei una checca? Sì. Salgo? Salga. Allora, qua come ti sembra? Qua è bello. Sì, in effetti qua è bello. Ti do ragione. Com'è, sporca? Intorno al tombino, che ne dici? Ma sai che forse è fattibile? Intorno al tombino? Potrebbe essere fattibile. Qua è sporco. Dobbiamo rimanere qua dentro. Per me ci può stare. Sì. 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 Vabbè, al massimo cado. Però speriamo di no. Dai, andiamo a prendere le cose e ci trasferiamo qua. Due grattate e andiamo al Burger King. Ci sei? Sì, sono. Tanto sei secco. Emotion, no, damn it. Stronza di merda. Senti. Sì. Figo? Sì. Prendi la tua moto e seguimi. Noè nella foresta andò e tutti gli animali. Oh, prendi in diridina. Ciao. Le faccio un po' vedere. Vado a sdraiarmi. Ma tu puoi andare a grattare il ginocchio con le ginocchia e pantaloncini di corno. Fai ridere. Ma sei un po' circa. Oddio, cado. Gay. Dai, muoviti. Muoviti, cazzo. Gianluca, Filippo, San Giovanni. Ti muovi? Bionda. Dentro. 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 Come Giulia. Dentro. Dentro. Subito. 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 Hai capito. Ui. Sai che ho fame. Ascoltami. Sì. Adesso io sono in seconda, spennello. Muovo col culo. Mi sciolgo. Ho le gomme fredde. Proverò subito a grattare. Ovviamente non ci riuscirò subito. È normale. Fai un po' di tentativi. Tu mi stai dietro e mi guardi, va bene? Va bene. Stammi dietro. Ho messo la terza. Ah, grattato subito, hai visto? Paura, non mi sono riscaldato gli adduttori, cazzo. Oh no, mannaggia. Qua si va abbastanza veloci perché ero in terza, di solito lo faccio in seconda. Poi ti faccio vedere di là più lentamente che è più facile. Cioè, questo è proprio un riscaldamento. Poi adesso avevo un'impostazione di... Probabilmente tu avrai la stessa impostazione che avevo io adesso quando grattai la prima volta. È un'impostazione proprio base. Bisognerebbe uscire di più col corpo. Ci sei? Io non sto facendo un cazzo. Visto? Sì. Vabbè, allora vediamo se riesco a farlo di là. Qua dentro. 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 Subito. Oh, Micio. Ciao, Micio. Micio, Micio. Ciao. Se non vi dispiace, volevamo usare 5 minuti questa zona di parcheggio. Sì, tra i due tombini. Adesso guarda, se facciamo un giretto qua, poi ce ne andiamo di là. Ok, tanto a noi servono solo questi due tombini, quindi di là è tutto vostro. Va bene. Grazie, ciao. Ciao. C'è un piccione, c'è un piccione. Oh, folle. Oh, un dosso. Oh, un regnetto. Allora, vediamo se ci riesco o se mi stendo. Hai muovere per caso! No, non stenderti. Ho messo la seconda, prendo un po' di confidenza. Mi servirebbe. Oh, mi stavo già ribaltando. Ah! Occhio. Sì, bello aggressivo. Sai cosa? C'è poco spazio. Dovrei prendere un po' di velocità. Bravo! 92 minuti di applausi! Tu sta bene, sta bene, stai tranquilla, sta a posto. Porco di... Non ti sei graffiato? No, no, sto bene, sto bene, sto bene. Sto a posto, sto a posto. Sto bene, sto bene, tutto stavo bene. A posto. Tutto ok, tutto ok. Gianni, dai, stai a posto. Ma io mi chiamo Roberto. Gianni sono io. Stai tranquilla, mi hai registrato? Sto bene, sto a posto. Sposto il bag. Non ti sei graffiato le gambe? Sto bene, stai tranquilla. L'ho appoggiata, l'hai visto anche tu, l'ho appoggiata. Ragazzi, importanza dell'airbag. Tanto c'ho anche la bomboletta a casa. Adesso sai che c'è? Lo rifaccio. Il culo come sta? Non è graffiato? Sei graffiato? No, basta, basta. No, basta. Basta. Allora, ce lo aspettavamo? Sì. Sì, quindi tutto a posto. No, basta, non lo fai più.
Te lo dico io, no, 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 basta. Guarda, ho messo pure le quattro frecce da sola, grande. Ho fatto venire un infarto. È stato divertente. Stupido. Subito, carabinieri. Noi carabinieri, subito. Stupido, stupido, non subito. E niente. Lo rifacciamo? No. No, l'ho appoggiata da fermo, grazie. Poi l'ho fatto dozzine di volte, quindi grazie, grazie, tutto a posto. No, non rifacciamo più niente, basta. Vabbè, io volevo farti vedere che è facile. Ci credo, è facile, ragazzi. È facile. Minchia, ho fatto la stessa roba con l'R125 a 16 anni e ho pianto tantissimo. No, 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 no. No. Come cambiano le cose? Cresci, ti rendi conto che quelli sono solo soldi e l'importante è che stai bene. Comunque, hai visto perché io faccio queste cose in parcheggio? Sono caduto da fermo. Cioè, sono caduto qua, eh. La stessa cosa se la fai in strada, sui passi di montagna, a 60 all'ora. Cioè, qua quanto stavo andando? A 20? Che cazzo è, scientifica? Andando a 20? Che cazzo è, scientifica? T-Rex! Che scemo. Za. Odore di T-Rex, lo sento, è qua. Comunque hai capito il concetto, cioè va bene, sono caduto, però ero fermo. Sì. Con le protezioni da impatto. Madonna, stupido. Cazzo metti i pantaloncini, stupido. L'importante sono gli impatti. Sono gli impatti che uccidono, non le abrasioni. Vabbè, raga, allora, se si deve cadere, meglio così a 20 all'ora da fermi che a 60 all'ora sui passi, sui curvone là, cioè. Ma grazie al cazzo. È stata una bella scivolata, devo dire. Basta, per oggi basta. Per oggi basta. Basta. Ci rivediamo alla prossima puntata di Insegno ad Elena a grattare senza cadere. Questa la devo contare come caduta? Sì. Sei, lei appoggiata. No, basta, basta. La devi aver registrata bene, sennò lo rifaccio. No, ti lancio le ciabatte. Io volevo convincerti che è facile, sei convinta? Silenzio stampa. Vediamo la mia. Io penso di non aver fatto nessun danno. Avrò grattato un pochino il PVC. Ragazzi, mi raccomando, si alza la moto in squat di schiena, così dovreste saperlo, ve l'ho già spiegato un po' di volte. Allora, vediamo un po' sti danni, dai. Questo l'abbiamo grattato neanche tanto, dai, neanche tanto. E un po' voi lo vedete, raga? Sì. Bon, non ha toccato, mi pare, il manubrio non ha toccato, mi sembra di no. Non ha toccato neanche l'antiribaltamento. Ha toccato questo qui, non si è stortato. Questa si è piegata. Questo non ha neanche toccato. Buona, raga. Buona, tutto qua. Tutto qua, questo è l'unico danno. Dai, torniamo di là a festeggiare. Ragazzi, guardate che bello. Guardate che bello. Ce l'hai il video dove si gonfia l'airbag? Questo glielo mando. Bene. Allora, qua io mi cambio semplicemente la bomboletta. Come facciamo? Facciamo così. Questa la svito ed è quella ancora integra. Così il ritorno vado a proteggermi di nuovo la schiena, che è la parte più importante. E questa è quella, vedete, rotta. Anche qua ve l'ho già spiegato come si cambiano. Nel video in cui mi sono lanciato dalla macchina in alto a destra. Meno male che me la porto sempre dietro. Questa è la chiavetta che vi serve per rimontare il tutto. Ok, mi sembra che funzioni bene. Nel dubbio, raga, fate sempre controllare che l'airbag sia a posto, che non abbia subito danni. Tutte queste informazioni le trovate sulla pagina Instagram di Motorbag, che vi invito a seguire. Ma lo vuoi leccare il culo? Così la saliva disinfetta. Guardate la macchia qua, sto per morire di emorragia. Vediamo con quali protezioni ho fatto questa stupidaggine, ok? Scarpe da moto, airbag, gilet con maniche, protezioni livello 2, gomiti e spalle. Questa era una protezione di livello 2 con tessuto antiabrasione. E poi vabbè, casco integrale, ha lasciato bene. Guanti. I pantaloni da moto non li avevo. Si sta denudando per la camera. OnlyFans. Vabbè, facciamo vedere. Va, che roba. Se avessi avuto dei jeans normali, non da moto, questo me lo facevo ugualmente. E in più mi grattavo anche qua il ginocchio. Quindi già così, sì è vero, sono in pantaloncini corti, sono comunque più protetto che con un paio di jeans normali. L'ideale sono dei pantaloni da moto, chiaro. Mi lecchi per favore. Ma c'è le ciabatte tutte non è solo lì, anche dietro. Di solito porto sempre le salviettine disinfettanti. Non è come sembra. Non posso spiegare. Esatto. L'abbiamo battezzato, questo parcheggio è diventato nostro. Tacchina, ti sei spaventata? Sì, ho fatto una risata. Ma forse fatto male. Carina. Grazie per esserti preoccupata. Non è che per caso avete 2 euro per l'autostrada?